L'Aquila sa reagire? La risposta è sì. I rossoblù, infatti, come dimostrato in questi due anni, dopo un passo falso riescono a portare pagina anche contro un avversario blasonato come la Nuova Sant'Egidese. Una bella giornata di sport, bella la cornice di pubblico sia rossoblù che giallorossa. Tanti infatti supporters ospiti accorsi dalla Val Vibrata, a cui va l'onere di aver incitato i propri beniamini dall'inizio alla fine, anche quanto il risultato era già piuttosto compromesso. Al Gran Sasso a Concia termina 6-2. L'Aquila che con questa vittoria torna in vetta assieme al Mutignano, complice il pari di Cerno contro il Montorio 88. Grande ex della gara proprio Cappellacci, il tecnico di Tortoreto, varo un 4-3-3. Barbato, preferito a Ranalletta, out dall'inizio De Marco. Morra davanti alla difesa in avanti di Benedetto Falso 9, sostenuto dalla Selva e Maisto. Sul fronte Sant, mister Marco Vanni reperisce lo squalificato di Amicis. 4-2-3-1 di Giorgio, Traini e Fini, dietro all'unica punta Pediconi. L'Aquila apre le danze, minuto 1, con la botta dal limite di La Selva che si spegne sul fondo. I patroni di casa trovano la marcatura al settimo. Mancino di La Selva respinto da Orsini. Di Benedetto va di testa e trova l'1-0 di giornata. Ancora l'Aquila, pericoloso un minuto dopo, sempre con lo scatenatissimo La Selva. Stavolta il portiere Vibratiano dice no. Gli ospiti tuttavia sanno giocare a calcio e come al 17esimo è da manuale l'azione che porta alla conclusione. Fini, sfera di poco alto sopra la traversa, un giro di lancette dopo tuttavia l'Aquila trova il 2-0, destro sensazionale di Morra dai 25 metri del Gran Sasso a Concia, esplode per il centrocampista di Cerignola e il primo gol in questa stagione. Al 30esimo il terzo gol e ironia della sorte lo segna chi era ad un passo dal vestire il giallorosso. Maisto infatti spalla la porta e raccoglie un pallone in aria sporcato dal difensore giallorosso, si gira e batte a rete. La Sant tuttavia sul finire della prima frazione di gioco prova a riaccendere la gara. Lancio di Pietrucci per Di Giorgio, il 7 viene murato da Mohamed. Eppure al minuto 44 arriva il poker, tiro dalla distanza di Rampini. Orsini non trattiene la palla, varca la linea. Con le immagini di Marco Cercone e De Lucia passiamo alla ripresa. 14esimo, corner di Zanon, Maisto schiaccia di testa, Orsini mette una pezza. La difesa ospite va in panne al 16esimo, di Benedetto taglia per Maisto, il campano sulla destra serve di Norcia, pallone sul fondo. Piove sul bagnato in casa Santa, il 26esimo Tarquini commette fallo su Pizzola, giallo ed essendo stato già sanzionato finisce la gara prematuramente. Tuttavia i vibratiani trovano il gol del 4-1, al 30esimo crosta alla sinistra di Pietrucci, Di Blasio entrato nella ripresa, taglia la difesa locale, beffa Barbato. La Santa al 33esimo resta in 9, Bizzarri colpisce a braccio largo Pizzola e viene espulso. Al minuto 40 arriva la manita, De Marco serve a porta sguarnita Maisto che la butta dentro per la seconda volta in partita. Al 44esimo la sua tripletta personale con un piattone mancino. Il minuto dopo la Santa segna il 6-2 con la zampata di Fini a seguito di un corner calciato da Traini. Queste le ultime emozioni del match, di seguito spazio al post gara. Non dubbio che noi quando giochiamo in casa approcciamo bene la partita, per le altre è dura. Il discorso è che comunque anche oggi abbiamo preso 2 gol, sono 15 gol e ancora non fece il giro d'andata, che sono un po' troppi. Abbiamo fatto una buona partita, obiettivamente, contro una squadra forte, il 6-2 è bugiardo a mio avviso. Una soddisfazione molto grande, anche perché ho l'occasione di giocare appunto con la squadra della città e quindi è già tanto giocare, quindi segnare è una soddisfazione molto più grande. Noi siamo venuti qui a giocarcela, quindi ci siamo messi a specchio anche noi, abbiamo provato a fare le nostre azioni. L'Aquila è stata più brava, quindi ha finalizzato tutto quello che ha creato. Noi purtroppo sotto porta abbiamo mancato insomma, qualche gol e poi dopo c'è da dire insomma, che la qualità si è vista.